Buongiorno, domenica mattina. Sai che cosa succede? Perché io credo che intanto stamattina sono gonfia da fare paura, sì, ho ancora la voce da sonnata, ma sono sveglia, sono le 9, sono stata alle 6:30. Va bene. A te mai capita che ti vengo a coricare senza esserti struccata? A me sì. Mi capita quando la sera faccio tardi e c'ho proprio sonno e mi scoccia a vivere, mi scoccia a respirare e vado a letto truccata. Ieri sera non è che io abbia fatto chissà quale bisboccia, ma alla fine il mio progetto era di andare a letto abbastanza presto, perché Filippo non c'era, solo che sono andata ai miei vicini di casa e ciao, buonanotte. E quindi lo sghetto della domenica mattina. Ieri sera, allora, i miei vicini di casa mi sentivano nominare spesso. Diciamo che sono pure più grandi dei miei genitori, soltanto che sono fantastici. Allora, quando hanno amici a cena, spesso dico, ah, dai, vieni, soprattutto adesso magari Filippo torna un po' più tardi a casa. Vieni, no, la beccia, sono pure asciugate. Queste cosette della Essence, no, niente, si sono asciugate. Queste salviettine della Essence, cioè c'erano le ultime due, ma le ho lasciate là nel dimenticatoio perché fanno schifo, ma proprio non servono a niente. E niente, dicevo, sono andata nei miei vicini di casa perché ce l'ho fatta. Niente, parlando col mio vicino di casa, con Emilio, mi sono messa, io voglio il lievito madre. Ma sai, c'è una mia amica che è là. Ogni volta mi dice, ne vuoi, ne vuoi, ne vuoi. O te lo faccio portare. Mi ha portato il lievito madre, quindi mi ha spiegato come usare il lievito madre. E niente, poi alla fine, io volevo prendere il lievito madre e tornare a casa, essere sincera, perché avevo proprio bisogno di andare a dormire. Cioè, mi sentivo proprio stanca. E niente, sono rimasta là fino a tardi. Proprio non fa una piega tutto questo. Sì, sono in pigiama. Di questo pigiama, uno dei pigiami mi ha regalato mia suocera, Hello Kitty. E quindi niente, sono stata là. Mi ha spiegato come utilizzare il lievito madre. Mi ha dato 130 grammi di lievito madre. E io sono gasatissima che ho il lievito madre. Perché ho comprato a Natura sì un lievito madre disidratato. L'ho usato la prima volta e devo dire che il risultato non mi è dispiaciuto. Poteva venire molto meglio. Però ho detto, beh. Ok, poi ho cercato qualche informazione su questo lievito madre disidratato che al suo interno contiene, ma nella confezione c'era scritto del lievito di birra che serviva da starter per la lievitazione e ho letto un post pure abbastanza documentato di un signore che diceva la percentuale di questo lievito di birra, dice quanto vale mettere il lievito normale, perché la percentuale, essendo disidratata, ha fatto lui tutto un calcolo e io con i calcoli diciamo che non sono particolarmente ferrata. E diceva quanto vale mettere direttamente il lievito di birra. Ieri l'ho riutilizzato perché ho fatto il pane greco per Filippo per preparargli la cena. No. Solo per quanto costa questo lievito madre disidratato da Natura, sì, no, non va bene. E io ho lasciato lievitare 6 ore, quindi non è che dici, io mi aspettavo tipo i miracoli in niente, anche perché con il lievito madre bisogna, mi insegnano che bisogna far lievitare tanto. Comunque, ho sto lievito madre in frigorifero, sono troppo contenta. Mi ha spiegato come farlo, ho preso appunti, sono stata molto attenta. E poi ando a finire come al solito quando Emilia e Mariella mi invitano a casa loro per mangiare il dolce dopo cena. Ci sono i loro amici che io vado proprio per passare 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, e poi va a finire che lo faccio tardi. Sono tornata a casa, Filippo stava rientrando e sono andata a letto truccata. A tutti capita di non struccarsi la sera, la verità. Dai, no, secondo me a tutti capita di non struccarsi, capita a tutti. No. Non che io fossi truccatissima, no. Ci sono volte la sera che io proprio mi scoccia pure il respirare quanto sono stanca, ma mi strucco. Ma ci sono altre volte, ragazze, mamma mia, che brutto. Sono stanca perché magari ritorno, comincio a cucinare, non mi strucco. Vabbè, sciacquo il viso. Sai che cosa ho pensato? Tanto io domenica mattina ogni tanto non c'ho niente da fare, anche se ce l'avrei, cosa da fare? Cioè, devo stirare. Facciamo, faccio.
Prima o poi taglio i capelli. Quel che rimane di questo scrub che io non ho centellinato di più, tanto che secondo me è scaduto, ma fin quando non mi fa niente, io non lo dovrei dire in un canale YouTube, ma fin quando non mi fa niente io lo uso. È di Lush. A proposito di Lush, ho ricevuto dei prodotti in omaggio di una ditta di Londra. Ora faccio un video stavolta. Sono cose carine. Buono, ora lo faccio, dai, più tardi mi sbrigo e lo faccio, perché io mostrando tutto sono curiosa di utilizzare un paio di cose. Come al solito, il mio essere generico dicendo cose, e non dico sempre tutto, non dico niente. Questo scrub della Lush è, senza ombra di dubbio, lo scrub migliore che io abbia utilizzato. Bisogna, sì, massaggiare delicatamente, così non facciamo niente. Io non so, cioè, ci sono cose dentro. Ma vabbè, ma io non dico quando è scaduto. Dentro ci sono cose. Devo dire che ogni volta mi piace impazzire come lascia la pelle. Ah, guarda, ce n'è ancora per un'altra applicazione. Io l'ho centellinato perché l'ho pagato tantissimo. Io non l'avevo capito quanto stava costando questo coso. Mamma mia, mamma mia, mi ricordo ancora, l'ho comprata a Catania, l'ho comprata a Catania, terribile, terribile. E mi ricordo ancora la sensazione che sono andata alla cassa e mi ha detto, fa lo scontrino e mi dice quanto devo pagare. Cosa ho comprato? Che sto spendendo 1 milione da là. Na 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 na. Na 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 na. Yeah, oh, ne, yeah. Oh, yeah. I One Direction. Parliamo dei One Direction, ragazze. Perché il mio intento è fare un video su One Direction. E oggi. No, sono zucchiali. Se l'ho visto senza occhiali, sarà terribile. Io. Oggi io programmo il fine settimana quello che devo fare. Oggi devo fare un video sui One Direction. Allora, stai in forma anche tu con i One Direction. Oh. Yeah. Sciacquo. Oh. Yeah. I One Direction, sai che io. I One Direction. Sai che non mi dispiacciono. I One Direction per niente. E comunque adesso nel progetto delle cose da fare oggi c'è anche di fare un video con i One Direction, proprio tema portante. Non sono i One Direction, ma One Direction sono lo strumento per portare a compimento lo scopo del video. I One Direction. Yeah, che c'è, una volta avevo pure i nomi. Giuro, non sto qua a spiegare, scusami, ma dovevo capire che mi sono asciugata. One Direction, una volta sapevo pure i nomi, perché conoscevo una ragazzina innamoratissima dei One Direction, c'ha magliette, felpine, il diario, il quadernoni, carpette, la stanza tappezzata di ste foto di One Direction, tutte cose di One Direction. Uso un poco di crema. Emulsione ecologique della Sisley e quindi One Direction. Yeah. Oh. Yeah. Soltanto che devo capire se utilizzando una canzone in particolare YouTube mi fa strike. Do you know cos'è strike? È quando si viola il copyright e quindi io devo capire come fare a non violare il copyright. Mi sembra una cosa corretta, non violare il copyright. E quindi non voglio fatto strike da YouTube. Che devo capire solo questa, ma troverò la soluzione, perché ad ogni problema esiste una soluzione. E detto questo, ora che mi sono lavata il viso, ho fatto la doccia ieri sera, ma fra un pochettino la rifaccio, vado a stirare, perché una vera donna Sunny Treat, una vera donna lava e stira. Ciao bello. Ciao, quando mia madre mi dice, vieni ti faccio sentire donna, mi mette il borsone.
pieno di panni sporchi. Ecco, sì, mi sento molto una vera donna. Detto questo, ciao da me, dal mio meraviglioso pigiama di Hello Kitty. Buona giornata, buona serata, buon pomeriggio, buon quello che devi fare. E che le stelle siano con voi. Con voi.